14 alimenti che fanno male al fegato. Alcuni alimenti contengono sostanze che il fegato fatica a metabolizzare o che lo sovraccaricano di lavoro. L'assunzione di questi cibi nel lungo periodo può creare danni importanti. Conoscerli è il primo passo per proteggere quest'organo vitale. 1. Dolci e zuccheri raffinati. I dolci e gli zuccheri raffinati provocano un aumento dei livelli di zucchero nel sangue, che il fegato trasforma in grasso. Un eccesso di zuccheri può, quindi, contribuire ad un accumulo di grassi nel fegato e portare alla steatosi epatica. 2. Dolcificanti artificiali. Alcuni studi indicano che l'uso eccessivo di dolcificanti artificiali può contribuire all'accumulo di grasso nel fegato. L'aspartame, ad esempio, è stato associato da alcune ricerche all'insorgere di problemi epatici se assunto in dosi elevate. Va sottolineato che la ricerca non è giunta ad una risposta definitiva sugli effetti di tali sostanze. Meglio però optare per dolcificanti naturali, in attesa di maggiori approfondimenti. 3. Bevande alcoliche. L'alcol è uno dei principali nemici del fegato. Il consumo eccessivo può causare danni come l'epatite alcolica, la steatosi epatica o la cirrosi. Il fegato è l'organo deputato alla metabolizzazione dell'alcol, ma se si eccede con le quantità, questo non riesce a gestire il processo. 4. Cibi affumicati. Gli alimenti affumicati contengono nitriti e nitrati, che possono diventare tossici. Questi composti possono sovraccaricare il fegato, limitandone la funzione. 5. Alimenti ricchi di amido. Gli alimenti come pane bianco, pasta, riso bianco e patate, che contengono molto amido, possono causare picchi di zucchero nel sangue. Questi picchi possono generare un sovraccarico di lavoro per il fegato, che deve trasformare gli zuccheri in grasso. 6. Bevande energetiche. Le bevande energetiche contengono elevati livelli di zuccheri e caffeina, entrambi potenzialmente dannosi per il fegato, se assunti in eccesso. Gli zuccheri possono portare alla steatosi epatica, mentre troppa caffeina può causare disidratazione, un fattore di stress per il fegato. 7. Cibi molto speziati. Le spezie, se consumate in grandi quantità, possono irritare il fegato. Alcune spezie, infatti, contengono composti bioattivi che possono essere tossici per il corpo e mettere il fegato sotto stress. 8. Alimenti ricchi di grassi saturi. Gli alimenti ad alto contenuto di grassi saturi, come i cibi fritti e le carni grasse, possono portare a una condizione chiamata fegato grasso. Ciò perché il fegato ha difficoltà a smaltire grandi quantità di grassi saturi e parte di questi si accumula nel fegato stesso. 9. Sale in eccesso. Un consumo elevato di sale può causare ritenzione idrica e pressione alta, che possono mettere sotto stress il fegato. Questo organo, infatti, ha il compito di eliminare le tossine dal corpo e un eccesso di sale può interferire con il processo. 10. Bevande zuccherate. Bibite gassate, succhi di frutta confezionati e altre bevande dolcificate sono ricche di zuccheri raffinati. Come detto prima, quando c'è troppo zucchero, il fegato lo trasforma in grasso, favorendo la steatosi epatica. 11. Alimenti processati. Gli alimenti processati come salsicce, prosciutti o snack confezionati contengono spesso conservanti, coloranti e altre sostanze chimiche. Il fegato deve faticare molto per eliminare le scorie di queste sostanze, quindi un loro eccesso può portarlo ad un sovraccarico di lavoro. 12. Cibi fritti. Gli alimenti fritti, come patatine, frittelle e cotolette, sono ricchi di grassi trans, noti per il loro effetto dannoso sul fegato. Questi grassi fanno aumentare il colesterolo cattivo e ridurre il colesterolo buono, mettendo a rischio la salute del fegato. 13. Caffè non filtrato. Il caffè non filtrato, come l'espresso o il caffè turco, contiene di terpeni, sostanze che fanno aumentare i livelli di colesterolo nel sangue. Alti livelli di colesterolo, come visto, possono essere dannosi per il fegato. 14. Cibo spazzatura. Il cibo spazzatura, come patatine in busta, pizze pronte o merendine, è solitamente ricco di grassi saturi, sale e zuccheri. Questi alimenti possono sovraccaricare il fegato e contribuire a problemi come la steatosi epatica. Per realizzare questi contenuti abbiamo bisogno di notevoli risorse. Se ti va di sostenere il progetto, valuta di abbonarti al canale. Te ne saremmo davvero grati.
Se hai trovato il video utile, metti un mi piace e condividilo.